mi sbaglio? E poi qui c'era l'aula 1 e qui l'aula 2, dove l'aula 2 era una delle poche aule che aveva la LIM, la lavagna interattiva. E qui c'era il computer e il monitor da cui si controllava quello che si voleva scrivere sulla lavagna. Questo era il magazzino dove tenevano le cose per le pulizie, il bagno dei maschi e il bagno delle femmine. Poi qui c'erano i pattumi e questa è la scala che porta al piano superiore. Io mi ricordo che quando è venuta la scossa ci siamo subito messi tutti sotto i banchi e dopo tipo 10 secondi dopo che è finita la scossa siamo usciti tutti di corsa, io ad esempio ero là davanti al cancelletto e siamo stati fuori per un bel po' finché non sono arrivati tutti i genitori a riprendere i figli e basta. Tu Gianluca dove eri? Io invece ero proprio qua, ero qui vicino al cancello. C'è stata quella grande scossa, noi siamo andati subito sotto i banchi naturalmente, c'era la prof che era in bilico, no? Non sapeva cosa fare, appena è finito tutto siamo usciti dalle scale d'emergenza e siamo venuti qua. Ci sono anche ragazzi ad esempio che si sono buttati giù dalla finestra per la paura e sono usciti direttamente fuori senza usare la porta, perché sì. Cioè, per la paura si sono presi dal panico. Non lo so, cioè io mi sentivo cioè era strano, un dolore allo stomaco molto forte. E dopo cioè esci fuori e per all'inizio non realizzi, dopo pensi ai tuoi genitori, alla tua famiglia così e dici cosa sarà successo adesso. Quando si salivano le scale, no? Tu vedevi di fronte il laboratorio linguistico, ok? E di fianco alle scale c'era l'ascensore, ok? Che portava dal basso all'alto. E qua c'erano i bagni. C'era il bagno delle femmine e il bagno dei maschi. E qua c'erano la mia classe, vabbè, all'aula 14. E altre due classi. Secondo me le scuole vecchie erano più belle, queste sono diciamo normali, le altre erano un po' stravaganti. Vorrei aggiungere una cosa, questa scuola rispetto all'altra sembra molto più piccola, l'altra scuola era abbastanza bella da vedere perché era grande e aveva aveva anche un colore più bello, mentre questa vista da fuori sembra un carcere minorile, detto come l'ho detto. Cioè, qua si vede che è una scuola fatta veloce, è stata un'emergenza, però... cioè... La temporaneità di queste scuole non sta tanto nell'elemento, come dire, strutturale, non è costruita in modo, come dire, che crolli o che si deteriori nel giro di pochi anni, è una scuola che ha il respiro e la durata di una scuola permanente, è invece nella mancanza o nella parzialità di alcuni spazi che non sono quelli proprio stretti dell'aula.
penso agli spazi del refettorio, agli spazi in cui muoversi laboratoriali, all'auditorio, agli spazi dove fare attività sportiva, diciamo così che l'aspetto forte e positivo sono gli spazi puramente esterni, di libera, come dire, espressione di gioco, eccetera, mentre tutti questi spazi che sono stati abituati a vedere i ragazzi nei termini che dicevo prima, quindi di attività non strettamente didattica, sono pressoché nulli, e questo è l'elemento che la caratterizza come scuola temporanea, perché vanno ripristinati quanto prima. A proposito di cosa ci insegna il terremoto, ci insegna anche che la retorica del che tanto si può fare a meno della cultura o piuttosto che un intrattenimento, di imparare altre cose che non siano le nozioni, è tutto superfluo, scopriamo che quando ci manca non è per nulla superfluo. Lo può essere per un periodo contingentato di tempo, e questo dobbiamo superarlo prima possibile, dobbiamo tornare in spazi che ci consentano di fare almeno quello che facevamo prima, sperando magari anche qualcosa di più. Un po' in giro a vedere cosa avevano fatto le altre persone, e tipo vicino al parco c'erano un casino di tende e c'erano un casino di persone che mangiavano fuori, stavano tutte insieme. È stato il giorno peggiore della mia vita. Che ho vissuto finora. Che ho vissuto finora. Tipo una volta, no, per vendere una casa ci mettevano si vende casa tot prezzo. Ora si mette si vende casa antisismica tot prezzo. Ormai si fa così, La gente ha paura. Non è più come una volta. Ora siamo più attenti a tutto. Cioè, tipo, no, sentiamo un rumore come un aereo. Abbiamo paura. Beh sì, soprattutto noi insegnanti, anche per questioni di servizio, per prendere registri, materiali, così siamo entrati varie volte dentro la scuola. I ragazzi questo non l'hanno fatto, forse pochissimi di loro sono entrati nella scuola vecchia, e bastano pochi segni per dare un impatto molto forte, insomma le crepe, i calcinacci in terra, i calcinacci insomma vuol dire non erano neanche piccolissimi, pensando che lì su quelle scale, su quelle, insomma di fianco a quelle scrivanie lì, insomma c'eravamo in tanti, e vedere i pezzi per terra, le crepe nei muri, qualche danno, sì, è un po' un tuffo al cuore. Poi soprattutto quando porti via l'essenziale, dopo la scuola rimane di un desolato, cioè dà un senso di abbandono che è molto triste, anche se insomma è ancora lì e potrebbe, e noi speriamo che venga rimessa in sesto quanto prima. Insomma. Choc 3. Facciamo giro della scuola, così vediamo tutte le parti della scuola. Ve lo mostrerei. Yeah. Qui c'è il corridoio, e poi ai lati del corridoio ci sono tutte le classi. E qui c'è la terza B, e lì c'è la terza C. No, vabbè, che per la gente sia bella, però non è un cine. È molto metallo ossidato.